Sono molto lieta di accogliervi questa sera all'Istituto Svizzero, siamo nella Sala Helvetica, la Dipendenza, per questa serata molto molto svizzera. Noi siamo abituati agli scambi tra l'Italia e la Svizzera, stasera riguarda molto la Svizzera, è un'accoglienza, l'Istituto Svizzero è lieto di accogliere il Circolo Svizzero di Roma, il dottore Trebbi prenderà la parola dopo, per spiegare un po' la serata. Riceviamo per un dibattito pre-elettorale le forze politiche della Svizzera con i rappresentanti che hanno fatto il viaggio per venire a Roma fare un dibattito con voi, per voi, in vista delle elezioni. Ci fa molto piacere all'Istituto, Istituto di Cultura, di Scienze, di accogliere anche queste questioni politiche, ovviamente è un modo anche per sviluppare lo scambio scientifico tra l'Italia e la Svizzera, di parlare dei nostri sistemi politici. Buonasera a tutti e benvenuti al dibattito a favore della Comunità Svizzera di Roma. Per approfondire e discutere sia i temi che toccano più da vicino i cittadini svizzeri residenti all'estero, ma che al tempo stesso sono temi politici importanti e di grande attualità nel dibattito svizzero. Salutiamo ora i nostri ospiti, venuti per questo dibattito appositamente dalla Svizzera e che ringraziamo. Nenad Stajanovic è un politologo, professore presso il Dipartimento di Scienze e Politiche dell'Università di Ginevra. Valerio De Giovannetti, per i Verdi Liberali, vicepresidente del partito. Natalia Ferrara, partito liberale radicale e consigliera per il Canton Ticino. Roberta Pantani, Unione Democratica di Centro, consigliere nazionale e co-presidente dell'Intergruppo Parlamentare Italianità. Fabio Ragazzi, Partito Popolare e Democratico, consigliere nazionale. E infine Carlo e Sommaruga, che è già la terza volta che viene qui con noi e che ringraziamo nuovamente, per il Partito Socialista, co-consigliere nazionale anche lui. E passo ora la parola al nostro moderatore e alla fine dell'incontro e vedremo se ci sarà spazio per le domande.